Ci siamo. Su Radio Incontro, il giovedì alle 17.30, a cura di Pierluigi Stentella e Maurizio Valentini. Bentrovati amici, bentrovati. C'è Pierluigi insieme a me, io sono Stefania naturalmente. Pierluigi, ciao. Benvenuti in trasmissione. Ci siamo. Vedi Pierluigi? Ci siamo. Ci siamo a metà, io, esatto. E Pierluigi. Dovremmo esserci tutti interi, invece siamo a metà. Abbracciamo idealmente tutti coloro che sono vittime dell'influenza. Come noi. Io avevo una vergogna stamattina, pensavo, ma come potrò uscire radiofonicamente con la voce, però vabbè, ci proviamo. Tra un colpo di tosse e l'altro. Bene, allora, ci siamo CISOM, intervengono oggi in diretta telefonica Andrea Tonucci, Centro per l'Autonomia Umbro, che saluto, Andrea è già in ascolto, il Vice Sindaco Comune di Terni, dottoressa Francesca Malafoglia, deleghe welfare, servizi sociali, associazionismo, volontariato, edilizia pubblica, politiche e strumenti per la partecipazione. Sì, eccoci, sì, dovrebbe esserci già Andrea in linea con noi, sentiamo se è pronto, eccoci. Il vice sindaco penso che è ancora. Eccoci. Sì. In linea, forse. Pronto? Sì, mi sentite? Eccoci, sì, ti sentiamo okay. piano, se puoi. Ti sentiamo un po' piano, Andrea. Ah, sì, devo ora mi sentite? Perfetto. Adesso. Okay. Innanzitutto i saluti Andrea, buon pomeriggio. Eccoci, benvenuto. Benvenuto Andrea, certo. Grazie a voi. Anzi, ben ritornato perché tu sei stato diverse volte nostro ospite. Sì, abbiamo già avuto Andrea in trasmissione, anzi oggi cogliamo l'occasione per approfondire alcuni temi perché ci sono stati degli sviluppi di cui parleremo, anzi ci parlerà Andrea. Ho sentito che forse ancora non c'è la dottoressa Malafoglia. No, ecco, adesso no, va bene, non è un problema, assolutamente. Pausa. Certo, la chiamiamo, certo, non c'è problema. Noi possiamo farla anche adesso la pausa Andrea, dopo i saluti, se vuoi. Allora, se vuoi introdurre l'argomento di oggi. Sì, certo, se vogliamo intanto introdurre l'argomento. Poi facciamo una pausa con un pezzo bellissimo di Carmen Consoli. Intanto okay. Se ci vuoi parlare, non okay. so, del Centro per l'Autonomia Umbro. Allora, ecco, come avete detto, io sono il responsabile del Centro per l'Autonomia Umbro, ormai è una realtà del nostro territorio. E non solo, anche sì. Nazionale, cioè, lo possiamo anche dire, dai. Sì, vabbè, diciamo, nasce come progetto sperimentale ormai da oltre 10 anni per promuovere appunto diritti e inclusione delle persone con disabilità, e nel corso degli anni questa innovazione devo dire che si è prodotta nel nostro territorio. Sì, sì, sì. Ora l'importante è praticarla in maniera strutturata e costante, questo. Certo, è chiaro. Noi abbiamo strutturato questa trasmissione che ci fosse anche la dottoressa appunto Francesca Malafoglia, di modo che possiamo sentire anche certo. L'altra, avere questa puntata a due, in cui c'è la parte che rappresenta le associazioni, precisamente nell'idea del Centro dell'Autonomia Umbro per quanto riguarda le persone, no? Con disabilità. Che... Ora, il Centro per l'Autonomia è lo strumento operativo della rete associativa che opera a livello territoriale per rappresentare e tutelare le persone con disabilità. Quindi la rete associativa, una parte significativa della rete associativa è quella che fa capo alla FISH Umbria, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Sì. Sì, noi abbiamo avuto la diretta appunto adesso che mi ricordo, no? Durante proprio la serata in cui c'era la famosa assemblea per cui si doveva decidere un po'. Il discorso che poi la delega sta arrivando in comune e dovrà il comune ce ne parli un pochino, ma insomma abbiamo già introdotto un pochettino il discorso FISH. Sì. Ok, allora Andrea, se tu intanto ti vuoi occupare di chiamare il vice sindaco al comune di Terni, la dottoressa Francesca Malafoglia, noi facciamo una pausa. Bene. Ok, grazie Andrea, a tra poco. Okay.
Tantissimi auguri dalla ditta della Spoletina di Enzo e figli, in via Benucci numero 32 a Terni. Per informazioni 0744 306227. Ditta della Spoletina, rifacimento di interni per nautica, camper, auto, pullman e tanto altro. Servizio di montaggio e riparazione per auto d'epoca. Tanti tanti auguri, buon Natale da Della Spoletina di Enzo e figli, in via Benucci numero 32. Info 0744 306227, a Terni. Dunque, ordinare gamberetti in salsa rosa, spaghetti allo scoglio oppure all'astice, una bella grigliata o frittura mista? Ora decideremo, ma intanto entriamo alla pescheria La Sirena in via Battisti 141F. E qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Alla pescheria La Sirena, tanta cortesia, utile per la scelta giusta e per il modo più appropriato per cucinare. E poi, buone feste e felice anno nuovo! In via Battisti 141F c'è il punto giusto per gli amanti della buona tavola, grazie a Sabrina, con i suoi piatti pronti da cuocere. Apertura il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, con orario continuato e pesce su prenotazione. Per ulteriori informazioni, il telefono 0744 301 073, oppure 333 780 0628. Notizie flash da Spazio Verde Terni. Finalmente ha aperto il villaggio di Babbo Natale. Linea al nostro inviato. Oh, sì, amici, quest'anno il mio villaggio è davvero fantastico. I presepi poi sono un'emozione unica per grandi e piccini. Da Babbo Natale è tutto. Spazio Verde a Terni, strada Maratta Bassa 91. Sabato e domenica, orario continuato. Spazioverdeterni.com. Vetreria Centrale è la soluzione in vetro che cercavi. Vi proponiamo affari imperdibili su box doccia, tavoli, vetrate artistiche, oggetti personalizzati e tanto altro. Vogliamo festeggiare insieme i nostri 25 di attività con un 20% di sconto agli ascoltatori di Radio Incontro. Vetreria Centrale, 25 anni di passione, esperienza, serietà al vostro servizio. Vetreria Centrale è la soluzione in vetro che cercavi. Vi aspetta a Terni in via Pola 17, telefono 0744 27 57 26.
nuovo pezzo. Abbiamo in linea Andrea Tonucci. Sì, Andrea, ci sei? Eccoci. Pronto? Beh, in questo momento non c'è. No, Andrea c'era perché sentivo. Sì. Magari è caduta la linea, sì. Allora per Luigi intanto si occupa di ripristinare il collegamento e io vado avanti con la musica di Radio Incontro, ma non soltanto. Volevo ricordarvi degli appuntamenti, uno sarà domani sera con lo spettacolo della Musical Academy e dopo domani sera, sabato, con tutti gli allievi della scuola. Sarà un bello spettacolo che noi di Radio Incontro manderemo assolutamente in diretta telefonica. Quindi appuntamento a domani sera con Musical Academy e con i suoi spettacoli. Intanto che Pierluigi ripristina il collegamento. Sì? Ok, ci siamo allora. Possiamo andare per Luigi oppure ancora no? Ci abbiamo in diretta, li metto in diretta. Sì, 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 ok. Va bene, chiamiamo noi dopo magari. Bene, allora. Ecco qua. C'è Andrea. Andrea? Eccomi. Sì, qua. Sì, eccomi. Sì. Dunque, abbiamo problemi con l'assessore. Introduciamo l'argomento, parliamo di questo progetto di vita indipendente, che è un progetto, no, che parte dal 2006, sì. Quindi bisogna, poi ci sono state delle ultime degli aggiornamenti di cui dobbiamo parlare, no? Come la conferenza stampa in cui si dà proprio avvio a questo progetto. Proprio ieri è stato approvato dalla Giunta il testo della convenzione tra la Regione Umbria e il Comune di Terni, con cui si dà avvio alle attività di questo progetto di sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società. Ecco, che diciamo per l'Umbria è stata scelta appunto Terni. Sì. Terni è il laboratorio di sperimentazione, sì, per quanto riguarda le azioni, gli interventi, i progetti di promozione della vita indipendente, quindi in qualche modo Terni fa da apripista per quella che poi dovrebbe essere una modalità operativa da diffondere su base regionale nei vari comuni dell'Umbria. Beh. Con l'obiettivo, speriamo, ecco, questo è quello che vorrebbero fortemente le associazioni, non solo quelle della FISCE, con l'obiettivo di arrivare a una legge, finalmente una legge regionale sulla vita indipendente anche in Umbria. Bene. In altre regioni questa legge già esiste, quindi si riconosce il diritto alla vita indipendente. In realtà ecco, parlici più nello specifico, cioè noi lo sappiamo cosa intendi. Sì. Però è bene che si, no? Sì, allora diciamo subito che il diritto alla vita indipendente non è qualcosa che deve essere riconosciuto come, esatto, diritto, perché già è di fatto riconosciuto, è che vanno concretamente garantite le opportunità alle persone con disabilità di essere e di fare secondo le proprie aspettative, i propri desideri, come chiunque altro. Esatto, cioè, adesso mi viene da sorridere perché è talmente palese ciò, sì, che stai dicendo, ovvia, è talmente ovvio, scontato, che veramente parlarne, però in Italia qualcuno dice avviene. Stiamo ancora discutendo, adesso non vorrei passare per il blasfemo. Però questo non è scontato, purtroppo, non è scontato. Bisogna sempre ricordarlo. Oggi ho sentito una battuta, no, che la splendida trasmissione di Benigni, no, qualcuno sui 10 comandamenti, si dice in Italia stiamo ancora parlando discutendo sui 10 comandamenti, figuriamoci quando affronteremo, no, le situazioni reali di bisogno. Questa è una battuta. Era una battuta, chiaramente, no? Tanto per fare un paragone calzante. Però ecco, anche lì si parlava della libertà, no? Sì. E il tema dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali forse è quello da cui bisognerebbe partire, perché accomuna tutti gli esseri umani. Certo. Cioè, quando parliamo di libertà e di diritti fondamentali, parliamo di qualcosa di universale, che non può essere messo in discussione. In realtà questo avviene.
Sì, purtroppo sì. Quotidianamente. E quindi noi dobbiamo parlarne giustamente di queste cose il più possibile, ecco. E chiaramente questo progetto di vita indipendente, no, ha un percorso allora, che si sta strutturando, sì, quindi non è una cosa, ci sono dei tavoli. Diciamo che è un progetto piuttosto articolato, sì, e se vogliamo anche complicato, complicato perché partiamo da un presupposto che è quello di produrre innovazione e riferimento a varie dimensioni di intervento, cioè intanto portare un approccio diverso nelle politiche perché ovviamente è necessario superare l'idea che le politiche debbano essere solo quelle che fanno riferimento alla dimensione sociosanitaria. Sì, esatto. L'approccio è quello di invece intervenire affinché le politiche verso la persona siano tutte le politiche inclusive, tali da garantire i diritti a tutti i cittadini. Esatto. Proprio perché la condizione di disabilità è una condizione che è provocata dal fatto che la società non riconosce dei diritti. Infatti, mi dicevi, no? Bisogna definire prima i titolari dei diritti per garantire dei diritti, giustamente. I titolari dei diritti sono le persone, dei diritti umani sono gli esseri umani e quindi a prescindere dalle loro caratteristiche di salute. Quando parliamo dei diritti dei cittadini è ovvio che una persona non può essere trattata in maniera diversa per quanto riguarda la titolarità dei diritti per il fatto di avere caratteristiche di salute, certo, che non possono essere una giustificazione per le discriminazioni che subiscono le persone nel momento in cui non possono fruire degli spazi cittadini, certo, nel momento in cui non possono accedere a servizi sociali, sanitari come qualsiasi altro cittadino, nel momento in cui vediamo che le persone con disabilità vivono una discriminazione nell'accesso a molte situazioni che risultano essere scontate. Cioè la disabilità interviene nel momento in cui io non posso accedere a dei servizi e a dei diritti, perché ci sono anche delle persone che con disabilità che però hanno la possibilità di usufruire di servizi dei propri diritti. Momento in cui la persona con caratteristiche di salute diverse, quindi diciamo che a una persona che vive una modificazione delle funzioni e strutture corporee, perfetto, nel momento in cui in ragione di questa modificazione delle funzioni e strutture corporee la persona è costretta a subire le conseguenze di ostacoli, sì, che non vengono eliminati, esatto, o lì diventa disabile, superamento, allora lì quell'interazione tra l'ambiente e la persona produce una condizione di disabilità. Quindi una persona che non ha l'uso delle gambe non necessariamente è sempre da considerarsi con disabilità, perché non vivrebbe quella condizione di disabilità se non vi fossero barriere architettoniche, se fosse stata adeguatamente riabilitata, se fossero garantiti appropriati ausili o adattamenti. E questo quindi è chiaro, Andrea, non vivrebbe veramente una limitazione delle attività e della partecipazione, quindi non vivrebbe una condizione di discriminazione e quindi non si direbbe con disabilità. Perfetto. Se una persona che ha una banalissima miopia, sì, sì, si levassero gli occhiali, certo, certo, quella vivrebbe una condizione di disabilità. Certo. Quindi veramente in questo ti ringraziamo, perché sono cose che sembrano, no, ovvie, come si dice, semplici, eccetera, però non è così, bisogna no, affermare questi che sono dei principi, secondo me, proprio. Certo, diciamo che è importante imparare a riconoscere, esatto, i pregiudizi. Perfetto. Perché riconoscendo i pregiudizi riconosciamo quello che è ancora più grave, cioè la condizione di discriminazione che vivono alcune persone in ragione delle loro caratteristiche di salute, cosa che non è accettabile. Nessuno accetterebbe di essere obbligato a non uscire di casa senza aver commesso nessun reato. Certo. Una persona con disabilità si trova spesso a dover rinunciare ad essere privata di quelle che sono libertà fondamentali, cioè di tutti i cittadini. Allora il pregiudizio è anche quello di colui che dice vabbè, ma lui non cammina,
quella ragazza però, vedi, non riesce ad avere, a vedere, a sentire, a capire, quindi è normale che le vengano private, le vengano, venga private di alcuni diritti fondamentali. No, questo non è normale, è importante saper riconoscere questo pregiudizio, è importante non tollerare che ciò avvenga come se fosse una cosa normale. Sì. Quindi ecco. Il progetto di vita indipendente è il progetto di vita indipendente c'entra no? Proprio parte da questa cosa, da questi principi fondamentali. Il progetto di vita indipendente significa dare alle persone la possibilità di decidere della propria vita come chiunque altro. Esatto, dico una cosa, dico una cosa semplicissima. Questa sera voglio uscire e andare a mangiarmi una pizza. Non posso perché non c'ho chi mi viene a prendere, non c'ho chi mi apre l'uscio. Adesso io ti do degli spunti affinché tu possa. Allora, diciamo che ovviamente esistono. Scusa, posso interromperti un attimo, Andrea? Soprattutto non so, per esempio, se voglio andare a teatro, se potrò andare a teatro, perché non sappiamo se il teatro può avere delle barriere architettoniche oppure no. Sì, allora, oltre a quello che stavi dicendo tu, ti lascio parlare, scusami. No, è che diciamo i fattori che generano un ostacolo, una limitazione allo svolgimento di attività e partecipazione possono essere molteplici, ovviamente dipendono dalle caratteristiche della persona, ma soprattutto dalle caratteristiche del contesto in cui la persona si va a muovere, certo. A operare. Allora, il contesto non è solamente quello fisico, è anche quello fisico ovviamente, ma è il sistema di organizzazione dei servizi. Sì, e quando parlo di servizi assistenziali. Allora, ad esempio, un percorso che si sta avviando adesso e che caratterizzerà anche un aspetto del progetto che avvieremo a Terni, sarà quello legato alla possibilità, tra le altre cose, di poter disporre anche di strumenti per l'assistenza indiretta. Ora si è fatto dell'assistenza indiretta un tema eccessivamente centrale, bisogna dire, sì. Nel senso che per alcuni è essenziale, è vitale disporre di assistenza indiretta, per alcuni, sì. Non necessariamente per tutti. Quindi l'appropriatezza dell'intervento deriva anche dalla capacità di valutare quelle che sono le potenzialità, le aspettative della persona e quindi il suo progetto di vita, e sulla base di quello individuare gli interventi più appropriati. Uno tra questi potrebbe essere, ma non necessariamente lo è quello legato alla possibilità di attivare l'assistente indiretto, cioè l'assistente, quindi la disponibilità di un assistente personale. Sì. Ora, la differenza tra assistenza diretta e indiretta qual è in sostanza? È che l'assistenza indiretta, quella che attualmente viene garantita, sì, certo, certo, quindi significativa assistenza indiretta che si aggiunge a quella diretta, non è che si sostituisce assolutamente o a un tipo di assistenza che garantisce l'altra parte della vita, diciamo, tipi di attività, però lo fa in determinati orari della giornata e solo per alcune attività. Sì. Laddove la persona dovesse avere bisogno di ulteriori supporti assistenziali per tipologia di organizzazione dell'intervento assistenziale, quindi contenuti dell'assistenza e modalità di intervento, allora in questo caso deve poter avere la libertà di scegliere in maniera sostitutiva o complementare, certo, un eventuale supporto derivante da un assistente personale. Questo lo prevede la Convenzione ONU all'articolo 19. Convenzione ONU è legge dello Stato, quindi non ci può essere discrezionalità da parte di chi che sia nel dire questo non lo facciamo. Lo prevede la legge, è un diritto fondamentale. Quindi il problema è di come garantirlo, esatto, non se garantirlo. Sì, sì, sì. Chi oggi dice che l'assistenza indiretta non va garantita dice un'emerita stupidaggine. Sì. No. Il problema è come farlo, e a Terni si sta ragionando su questo, che è un modo intelligente di affrontare, sì, le sfide, perché la contrapposizione tra assistenza diretta e indiretta è puramente strumentale. Sì, non esiste, nasce non c'è, di fatto non c'è. Interessi che non sono quelli che riguardano la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Chi intende tutelare le persone con disabilità si preoccupa di come garantirla affinché
l'attivazione di un'assistenza diretta o indiretta o di qualsiasi altra prestazione sia quanto più appropriata e sostenibile, certo, appropriata rispetto agli obiettivi di vita, certo, della persona, sostenibile perché è terrificante sentirsi dire abbiamo le risorse oggi, domani non lo sappiamo, sì, ma la persona continua a vivere, sì, e avere le sue esigenze come chiunque altro. Perfetto. Per un periodo di tempo che è più lungo di quello dei bilanci sanitari, certo, o sociali o... Perfetto Andrea, adesso poi approfondiremo anche questo discorso dei stanziamenti dei fondi verso la non autosufficienza, no? Anche, certo, se l'abbiamo già centrato. Facciamo per motivi no radiofonici una sì, piccolissima pausa, staremo subito con te fra poco. Okay. Grazie. Buon Natale, felice anno nuovo con l'autocarrozzeria 99, strada di camminata 90 a Terni. MB Autoricambi, il punto vendita più completo di ricambi per la tua autovettura. MB Autoricambi è vendita autorizzata di tutte le marche sul mercato, meccanico ed elettrico. MB Autoricambi, qualità a portata di mano. In via Benucci numero 10 a Terni, dietro la pagoda. Il telefono 0744-300-520. Il fax 0744-307-125. MB Autoricambi, autoricambi ed accessori originali italiani ed esteri a Terni, in via Benucci numero 10, dietro la pagoda. Email mbautoricambi@gmail.com. sulla via Maratta entrando da Terni, seconda rotonda a destra. Metti in moto i tuoi desideri. Tra l'auto e la fantasia c'è di mezzo San Gemini Gomme. Quindi in moto e via. San Gemini Gomme. Pneumatici nuovi delle migliori marche. Pneumatici ricoperti di nostra produzione. Convergenza ed equilibratura elettronica. Convenzionato Leasing Company con auto sostitutiva. A San Gemini, località Pardo numero 1. Nei pressi della Grotta degli Zingari. San Gemini Gomme è anche autolavaggio self 24 ore. Con spazzole antigraffio, lucidatura, polish, pista fai da te, aspirazione, vasto assortimento accessori per pulizia auto. Sono davvero tanti i buoni motivi per cui conviene andarci. San Gemini Gomme, con annesso autolavaggio self 24 ore a San Gemini. Per informazioni, telefono e fax 0744 630255. Buone feste da Musical Academy. Musica, danza, teatro. A Terni in via Benucci e a Perugia a Ponte San Giovanni. Musical Academy. Natale insieme a noi. Auguri in musica con Radio Incontro. Torniamo in diretta con il nostro ospite di oggi, che non è il solo. Più tardi avremo anche il dottor Moreno Cassetti, non ci cambia, che è dirigente medico di primo livello presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e si occupa di ematologia ed immunoematologia. In qualità di presidente dell'associazione Damiano per l'ematologia ci ricorda del doppio evento di sabato 20 dicembre con l'assegnazione della borsa di studio a Terni e ad Amelia, la serata di gala a sostegno dell'associazione intitolata Arte e Musica in un Calice presso Palazzo Venturelli. Ho detto giusto, sì, vero Pierluigi? Sì, 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 benissimo. Palazzo Venturelli vi attenderà appunto sabato sera per questo splendido evento che è una raccolta fondi, ma di cui parleremo fra un pochino. Adesso ancora abbiamo, sì, tra pochi minuti, Andrea sì, Tonucci. Sì, appunto parlavamo, no, di come i fondi stanziati per la non autosufficienza siano diventati 45 milioni, ma in realtà tu, come mi hai piacevolmente spiegato, poi bisogna vedere, cioè non è la cifra come che fa, esatto, cioè, non è solo la cifra, certo, non è solo la cifra, meno male che ci sono, però poi detta sì, così è una cifra enorme, proprio va no, a regione, va suddivisa per regione, comuni, bla, sì, bla, bla, e tutto il resto. Sì, diciamo che per la non autosufficienza in Umbria si parla di 10 milioni di euro, ma bisogna vedere intanto quante sono le persone che vivono una condizione, certo, di disabilità. A livello nazionale
parliamo di 3,2 milioni di persone sopra i 6 anni che vivono una condizione di disabilità, cioè parliamo del 5,5% della popolazione che vive una condizione di disabilità, e la gran parte di queste sono persone anziane. Allora l'Umbria sappiamo essere una regione in cui grazie a Dio c'è un'aspettativa di vita elevata, e questo però significa che c'è anche un numero significativo di persone che vivono anche una condizione di disabilità e quindi necessitano di supporti per poter appunto avere qualità della vita. Io mi ricordo anche una statistica, adesso non mi ricordo la fonte, ma comunque più o meno recitava così, che le famiglie in Umbria spendono un percentuale di più delle altre famiglie delle altre regioni. Per... Allora c'è un dato del Osserva Salute esatto. 2010 e praticamente se a livello nazionale una famiglia in cui vive una persona con disabilità spende in media il 67% in più rispetto a una famiglia in cui non è presente una persona con disabilità, e quindi per raggiungere ovviamente lo stesso livello di benessere spende il 67% in più, in Umbria si arriva a una media del 92% in più. Quindi praticamente una famiglia in cui c'è una persona con disabilità, per raggiungere lo stesso livello di benessere di una famiglia in cui non c'è persona con disabilità, si spende praticamente il doppio. Questo che cosa causa? Causa un rischio estremamente elevato e maggiore di impoverimento, quindi di impoverimento della famiglia e della persona con disabilità, perché le risorse economiche vengono destinate a fronteggiare quelle che sono le difficoltà derivanti da ostacoli, barriere, difficoltà a fronteggiare la condizione di salute. Allora questo è un dato che richiede una riflessione da parte della politica, perché in Umbria si spende molto per dare risposta a quelle che sono le esigenze dei cittadini con disabilità o comunque condizioni di disabilità derivanti da problemi di salute. Allora bisogna anche vedere quanto è produttiva questa spesa, non solo in termini di quante prestazioni vengono attivate, la produttività deve essere collegata alla capacità di queste risorse di elevare la qualità della vita, la salute delle persone, perché non è necessariamente la sola quantità di prestazioni che determina in automatico raggiungimento di obiettivi in termini di miglioramento della salute. Allora, per raggiungere una maggiore appropriatezza dei risultati, forse è il caso di capacitare le persone rispetto a quella che è una scelta consapevole e responsabile di come le risorse debbano essere destinate, quindi coinvolgere maggiormente le persone e le famiglie nei percorsi di presa in carico, di definizione del sistema di interventi e prestazioni, perché le famiglie e le persone siano responsabilizzate e possano avere non solo la libertà di scelta, ma anche la possibilità di valutare l'intervento. Indubbiamente. Altrimenti si rischia di avere un sistema dei servizi autoreferenziale che valuta la propria qualità sulla base delle prestazioni attivate. Allora Andrea, ti volevo dire una cosa, praticamente adesso il proseguo dell'iter si farà questa agenda 22 che appunto stabilirà il metodo per domani saranno convocati i tavoli. Perfetto, adesso ne parliamo, perché purtroppo per motivi di tempo non riusciremo a sentire la dottoressa Francesca Malafoglia, magari con Stefania stavamo pensando di seguire questo percorso che è incominciato in questi giorni, nelle prossime settimane, e così da tenere sempre aggiornati noi nostri radioascoltatori su questo evolversi in tempo reale. Quindi se tu ci vuoi vuoi chiudere dicendoci come appunto si svolgerà questo tavolo 22, che cosa fisserà? Allora, una cosa per chiudere rispetto al progetto che è partito formalmente ieri, a gennaio partiremo come centro per l'autonomia nel realizzare le azioni che, come detto, riguarderanno una, il modello di presa in carico, metodi e strumenti per la presa in carico
delle persone con disabilità rispetto al loro progetto di vita. La seconda linea di azione sarà la creazione della prima agenzia per la vita indipendente in Umbria. Perfetto. E quindi per supportare le persone con disabilità affinché possano gestire il proprio progetto di vita indipendente. La terza linea di azione sarà legata all'empowerment comunitario, cioè rafforzare la capacità inclusiva della comunità, sapendo leggere e fornire informazioni puntuali rispetto alla, ai livelli di accessibilità dei luoghi e degli spazi pubblici e aperti al pubblico, quindi fornire un'indicazione personalizzata rispetto ai livelli di accessibilità. Questo Perfetto. È un'azione estremamente innovativa e la realizzeremo attraverso la creazione di un'applicazione sperimentale da poter utilizzare anche con lo smartphone. Per quanto Perfetto. Riguarda Agenda 22, in realtà non parte da ora, è un percorso attivato dalla FISCE e sì. dal Comune di Terni dal dicembre del 2005. Sì, sì, l'abbiamo detto ha avuto prima, sì. momenti di stanca notevoli. Negli ultimi mesi ha avuto un'accelerazione formidabile perché si è arrivati a definire strumenti che a questo punto consentono di rendere operativi i tre tavoli di lavoro, che sono quelli legati ai servizi alla persona, al diritto all'inclusione scolastica e al tema della mobilità, al diritto alla mobilità e accessibilità. Perfetto, sono tavoli Andrea. Composti da tecnici del comune e da rappresentanti delle associazioni. Entro marzo dovrà essere prodotto un piano d'azione, quindi con azioni definite dal punto di vista di chi fa cosa, in quanto tempo, con quali risorse. Ecco, io vorrei dire che questo appuntamento di oggi poi potrete riascoltarlo sulla pagina Facebook di Radio Incontro. Esattamente. Questo è importante, quindi Andrea, anche tutte le persone che fanno capo al Centro per l'Autonomia possono rivolgersi a te e tu puoi dare questo indirizzo sì, se vogliono ascoltare quanto hai detto questa sera, che li riguarda sì. comunque, no? Che riguarda tutti. Perfetto, ma noi seguiremo no Stefania con grande affetto sì. e precisione e puntualità, no? Il nostro amico Andrea Tonucci, perché sta portando avanti attraverso il Centro per l'Autonomia Umbro questa grande progetto complicato o difficile, ma comunque importante. Dobbiamo purtroppo salutarti. Bene. Ci sentiamo Andrea prossimamente, ci mettiamo d'accordo? Ci accordiamo per magari prima della fine dell'anno di parlare ancora e di sentire il punto di vista sì. del comune. Della dottoressa Francesca del Malafoglia comune di Terni. Che salutiamo, che sapevamo che stava anche lei, era anche lei vittima dell'influenza. Va bene Andrea. Stava in giunta e fortunatamente perché Sì, ma so che a sottoscrivere so ad che approvare questo atto perfetto, importante. Ma so che voi lavorate con la dottoressa in sinergia. Va bene, ti salutiamo, buone feste. Grazie Andrea. Buona festa a voi. Andrea, grazie, buon Natale a te e alla famiglia. Nuovo. Grazie anche a voi, grazie. Ciao Andrea. Ciao. Bene, e a questo punto un pezzo, poi ci colleghiamo con il dottor Moreno Cassetti.
Pacifico e Fedez insieme a Francesca Michelin. Abbiamo in diretta il secondo ospite di oggi, che è il dottor Moreno Cassetti, dirigente medico di primo livello presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e si occupa di ematologia ed immunoematologia. Con grande piacere la saluto, dottor Moreno Cassetti. Buonasera. 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 Radioascoltatori, buonasera. Benvenuto, ben ritrovato, perché noi abbiamo avuto già a che fare piacevolmente con l'attività appunto dell'Associazione Damiano per l'ematologia. E lei questa sera è qui appunto per ricordarci il doppio evento che ci sarà sabato 20. Il evento di sabato, allora sabato alle 16 presso la sede dell'Ordine Provinciale dei Medici. Noi faremo la cerimonia di consegna della borsa di studio che la nostra associazione mette a disposizione ogni anno dopo un concorso nazionale ad un giovane ricercatore che abbia presentato un progetto nel campo dell'ematologia o dell'oncologia pediatrica. Sì, ci ricordiamo benissimo, è una ragazza di Torino, mi sembra, quest'anno. Sì, ha vinto, una ragazza che lavora presso il laboratorio di immunogenetica dell'Università di Torino, che condurrà uno studio pilota particolarmente importante sulla valutazione di un marker di cellule neoplastiche che permetterà forse di fare diagnosi più precoce di pazienti resistenti al trattamento e forse anche permetterà di aggredire le cellule che rimangono dopo la chemioterapia che normalmente viene fatta in questi casi. E questo è molto importante. Ricordiamo che l'associazione si occupa specificamente. L'associazione sì, è naturalmente a sede a Terni, è stata fondata nel 1995 in seguito al decesso di un bambino, appunto Damiano, per una aplasia midollare, e è stata ricostituita nel 2011 aggiungendo l'oncologia pediatrica, perché vogliamo ricordare anche un altro bambino che è deceduto proprio l'anno prima per una neoplasia cerebrale. E il nostro scopo è essenzialmente quello di attribuire e raccogliere fondi per attribuire questa borsa di studio, perché crediamo che la forma più idonea per ricordare questi bambini è quella di finanziare, per quello che possiamo ovviamente con le nostre modeste forze, di finanziare la ricerca scientifica. Vabbè, comunque mi sembra, no? Sì, mi sembra che la borsa di studio sia... Sì, questo è uno studio, sì, appunto abbiamo scelto questa strada, non quello di una sì, discrezionalità totale come avremmo potuto fare essendo una fondazione privata, però crediamo nel merito di chi presenta i progetti, nel merito delle persone che presentano i progetti, nel merito delle istituzioni, delle strutture dove vengono svolti gli studi, e quindi cerchiamo di fare questo con la massima oggettività e massima trasparenza, perché vogliamo che i nostri fondi, ripeto, anche pur modesti, vadano sul sicuro, vadano su progetti che siano scientificamente molto validi. Bene, vogliamo passare all'altro evento, quindi questo di Amelia. Ricordo le 16 presso l'Ordine dei Medici qui a Terni in strada di Cardeto 67, poi nel tardo pomeriggio alle 19 ad Amelia faremo un aperitivo concerto con raccolta fondi per la nostra associazione, sarà presente anche la borsista del prossimo anno, quindi la ragazza di studio che sarà presente, per cui chi parteciperà avrà modo anche di conoscerla, chi parteciperà sia all'aperitivo sia alla cerimonia di consegna della borsa di studio. Bellissimo. Allora, lei in questa occasione, proprio in occasione della cerimonia di consegna della borsa di studio, illustrerà brevemente il progetto che ha presentato e che ha vinto. E quindi noi teniamo questo perché non tanto per una formalità o per un senso di soddisfazione individuale nostra, no, perché è bene che chi ci dà anche un euro abbia il riscontro di quello che facciamo, che tocchi con mano quello che facciamo. Ma sì, lei mi ricordava, no, la scelta precisa del comitato scientifico che ovviamente esamina i progetti. La selezione del progetto è stata fatta da un comitato scientifico al 60% quest'anno internazionale, cioè fatto da revisori, da valutatori che non lavorano in istituzioni italiane ma in istituzioni straniere, al 40% da valutatori di istituzioni italiane. Il prossimo anno sarà un comitato scientifico totalmente straniero
e probabilmente anche extraeuropeo. Perfetto, io volevo ricordare sull'appuntamento a Palazzo Venturelli, la magnifica dimora, alle 19 c'è questo aperitivo, questo, anzi c'è un aperitivo, un concerto, un concerto, sì, l'evento si chiama Arte e Musica in un Calice. Dopodiché ci sarà un, durante l'aperitivo anche ci saranno i ragazzi del liceo artistico, sì, i terni, che faranno dei bozzetti dei partecipanti all'aperitivo. Sì, sì, ma io leggo 5 violini, un violoncello, un pianoforte. Ci sono 5 violini, ci sono, c'è un pianoforte, sono tutte musiche. Anche un liuto c'è. È un liuto, sì. Sono tutte musiche che sono state composte da uno dei ragazzi che suona, dal pianista, perché è un compositore ternano, un ragazzo molto giovane, un compositore d'orchestra, quindi non è il solito compositore di canzonette, è un compositore. Vogliamo dire il nome di questo giovane, dottore? Il giovane si chiama Lorenzo Pizzuti. Bellissimo. Poi non ci dimentichiamo la famosa location di Palazzo Venturelli, bellissima, palazzo medievale sopra e romano sotto. Esattamente, dunque c'è un piano superiore che è del XVI secolo, con un salone bellissimo del Cinquecento e anche una sala, un ingresso particolare, insomma, con un patio, una vista verso il paesaggio, sì. Con D'Amelia. E sotto nelle cantine, le cantine sono a un livello inferiore, quindi risalgono a un'epoca antecedente, quindi siamo nel Medioevo, grosso modo, ecco la regina. Benissimo. E sotto alle cantine, la parte più profonda delle cantine, c'è anche un impianto di romano. Quindi... Va bene, allora cogliamo l'occasione per salutare la famiglia Antonini, proprietaria del Palazzo Venturelli, la signora Michela Ciceri, come non ricordarla, e ringraziare lei per l'intervento e tutti coloro che vorranno partecipare appunto a questo evento, che è una raccolta fondi, non ce lo dimentichiamo, l'ingresso di soli 15 euro, quindi è una cifra accessibilissima, comprensivo dell'aperitivo, la musica, dello spettacolo e tutto quanto. Per prenotazioni si possono rivolgere direttamente all'associazione, basta andare sul sito dell'associazione appunto, oppure anche ai telefoni direttamente, che io non c'è problema, perché adesso io l'invito lo posterò sulla pagina Facebook della radio. Ecco, infatti vi ricordiamo di andare a sentire anche questa puntata sulla nostra pagina Facebook. Perfetto, quindi rimandiamo i nostri radioascoltatori alla nostra pagina per tutti gli indirizzi e i telefoni per la sera, per partecipare a questa splendida serata. Bene, dottor Moreno Cassetti, io la ringrazio moltissimo. Grazie a voi, grazie. Le auguro grazie. Un felice Natale, un sereno Natale. Grazie anche a voi. E poi magari dopo Natale ci sentiremo per fare un po' un bilancio di quanto è accaduto. Come no, senz'altro. Ci farebbe molto piacere. Molto volentieri. Va benissimo. Grazie. Di nuovo. Grazie. A presto. A presto, Pierluigi, siamo davvero in chiusura, sì. In ritardissimo, ci siamo Cisom, noi l'appuntamento lo rimandiamo a giovedì prossimo. Sì, giovedì prossimo. No, perché, Natale. Allora, dobbiamo salutare tutti i nostri volontari del Cisom, del Corpo di Soccorso del Sovrano Ordine di Malta, e la signora Bussotti, appunto Graziella, che è capogruppo Terni Amelia, Maurizio Valentini, capogruppo Umbria, tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, di tutte le associazioni, nostre sorelle sul campo. Grazie e ci siamo. Buone feste, buon Natale. Ci siamo.